Abbiamo un'altra signora che non so chi è, mi ricordo solo però che una sera di alcuni anni fa ci ho provato di brutto e sono andato in bianco, quasi come te, quella sera a Firenze, che poi parleremo. E vorrei dire, sapere il suo nome e il suo nuovo numero di telefono. Io mi chiamo Simona Marchini. Sì. Sì, e lei ha una memoria di ferro, guardi. E beh, sai, pur di non andare in ufficio. Però se possiamo rincontrarci adesso, chissà, signor Gassman, perché ormai sono entrata in questo frivolo mondo da un po' di tempo. Ma ne è contenta, no? Molto. Avere successo è meglio che non averlo o no? Sì, lei imita catalano. Senta. Certo che è meglio, ma io sono proprio stordita. Mi hanno detto che fa un film classico. Io avrei volentieri recitato. Un film con Caco Iannis. Qualche parolina in francese per far buona figura. Ecco, Mon rêve è jouer un rôle dramatique. Molto bene, molto bene. Sono preparata tutta la notte. Sì, domani. Non hai ancora capito, domani arrivo col volo a AZ-112. Qui c'è una signorina che... Sono Cristiana Forni. Conosco. Ci vuol dire, tra Mastroianni e Sordi, chi butta giù dalla torre? Naturalmente Sordi. Cioè, gli assenti hanno sempre torto. Beh, non ha mai avuto la reputazione di essere un uomo affascinato. Allora, tra Gassman e Mastroianni... No, nulla di personale. Marcello e Alberto, ma sì, no, perché no. Marcello è più simpatico. Io sono condannato al tonfo dalla torre. Sì, sono antipatico. Io sono antipatico, lo so. Vabbè, però, insomma, ci ho pure campato bene. Agli occhiali. Ah, allora. Sì. Un momento ci tenevo di perché panico, è stata sparsa la voce che io oramai non adottavo più la parrucca e a 60 anni mostravo la mia calvizie. No, cari amici della televisione, insomma, avete capito, chi stanno ricrescendo tutti, sì, vedete? Certo. Senza medicine, questi sono autentici. Certo. Posso ritruccarmi? Certo. Io ho finito. Mio marito mi ha regalato una lavatrice, ma io panni delicati dentro qua a fare non ce li metterebbe proprio. Anch'io, sai, i miei li lavo tutti a mano. Anzi, stamattina ho lasciato la vasca da bagno con un po' d'acqua e un po' di candeggina, mo si sta facendo tardi, mi sa proprio che si scoloreranno. Non muovi a me, guarda. Vorrei chiedere a questo gentiluomo, come ero io? Vorrei parlare un po' di me. Antipatico, come dice. Antipatico. Vorrei quindi, a nome del mio giornale, scusa carina, a nome del mio giornale, l'Araldo del Mugello, porre qualche domanda a voi, guarda che bella gioventù. È vero che vi affacciate al cinema con forze fresche, una polla di vitalità. Vi affacciate a questa grande mitologia che è Io comincerei a fare qualche scattino, no, perché la luce comincia a andar via. Va bene, ma fammi parlare con questi ragazzi, guarda questo, guardami questo che c'ha un teschio medievale rinascimento. Come ti chiami, carino? Lorenzo, vedi che bel nome. No, lascia stare, le ragazze va bene, ma le banale. Inquadrami questo che ha una faccia, guarda che zigomi. Guarda, non li guardi, zigomi. Capito, il cinema ci insegna tutto. Scusate, vi levate voi due, sempre un po', capito, sempre nell'inquadratura. Allora... ci insegna l'arte, ma anche la vita, il senso della giustizia, della socialità, i rapporti, perfino l'amore del prossimo. Certo, ragazzi, dovete amare il prossimo perché gli altri sono troppo lontani. Tu sempre cinico. Io farei un'inquadraturina alla Moretta perché se l'è meritata. No, fammi un'inquadratura. Dopo queste pettegole, via con tutte le cose ballonzolanti lì davanti. Via voi, v'ho detto. Prendimi questo, questo voglio. Questo qui. Tu lo senti il cinema, no? Certo. Ecco, io lo sento e tu lo senti molto. Fammelo bene questo, uramelo. Tu ti dai alla camera, no? Io mi do completamente. Tu continui con queste ciane pettegole. Ma guarda che sei proprio... Ma guarda qui cosa ti perdi. Guarda questo che mi pare un putto del melozzo. Questo è un melozzo spaccato. Guarda che torà, che espressività, che senso. Guarda qui, t'ho detto. Anche questo voglio. Questo, come ti chiami? Alessandro, è un nome, è una faccia che c'ha qualcosa di familiare. Fate una cosa, venite tutti alla pensione, sfogati con le ciane, venite con me che si approfondisce, venite con me che si chiacchiera. Lasciate stare quelle pettegole. Ma guarda che cosa, vieni con me. Passiamo a questo signore di aspetto venerabile. Mi chiamo Giorgio Forettini e faccio i disegnetti. Sì, lo temevo. Una volta ho cercato di fare Gassman per una produzione cinematografica, mi hanno chiesto, non ci sono riuscito.
Benissimo, qui c'è una bellissima ragazza di cui anche vorrei il numero di telefono e che ci dirà qualcosa delle sue recenti e future esperienze. Mi chiamo Barbara De Rossi, non so come faccio ad essere qui perché mi sono già tagliata le vene 2 volte. Tu giocherai in una squadra di giovani, no? Finestra. Insomma, ho fatto una serie di film drammatici, non so bene. E aspiri a fare un film comico. Mi piacerebbe tanto. E adesso ti prego di sorvegliare in tutti i sensi, anche nella terminologia, il prossimo ospite. Tranquillo. Che è, scusi? Io sono il signor Bracardi. Aia. Il signor Bracardi. Aia. Io vorrei a questo punto calarmi nei panni di... Qui, Cameratti, ma sapete dove stiamo qua? Chi ha fondato questo posto dove noi stiamo riuniti? L'ha fondato il Duce. Certo. E certo. E Freddy. Quindi noi dobbiamo tutti qualche cosa quando c'era lui. Adesso voi fate, per esempio, prendiamo scuola, no? Fa tutti questi film. Sì, ma tutti questi film ingavinati che ti impicciano il cervello, tutto pieno di lucubrazione culturale. Una volta si faceva il buono, il cattivo, il bello e il brutto. E lì si andava.